l'amministrazione comunale si è trovata in questi anni ad avere sempre meno risorse disponibili da spendere in parte corrente. Devo dire che nei servizi sociali abbiamo avuto anche un notevole incremento della spesa in riferimento ai bambini e ai ragazzi che frequentano le scuole che necessitano dell'assistenza educatore. Siamo passati negli anni da 200.000 euro a quasi mezzo milione di euro investito per gli assistenti educatori di questi ragazzi. Gioco forza, dovevamo limitare le spese in alcuni capitoli anche del sociale, perché appunto le risorse sono sempre più limitate. Conseguentemente, una delle voci di spesa che stava anch'essa incrementando era per sostenere 5 casi di residenzialità che non erano stati detenuti all'epoca a carico della sanità, ma a disagio adulto e quindi da collocare in strutture e poi da pagare a carico del comune. Di questi 5 casi, già da un anno e mezzo il Comune di Albino ha acceso i riflettori e ha cercato di trovare soluzioni alternative che ovviamente garantissero un servizio di qualità per questi soggetti, ma a un prezzo sicuramente più basso rispetto ai circa 100.000 euro che costerebbero. Di questi 5 casi, uno che ha un costo annuo di circa 30.000 euro, attualmente è collocato presso la cooperativa Namaste e non appena disponibile sarà trasferito presso una struttura sanitaria, in quanto si sono rilevati elementi psichiatrici tali per cui non sarà più un onere in capo al comune, ma diventerà in capo alla sanità. Gli altri 4 casi, un caso ha le capacità economiche, lui e la sua famiglia, per mantenersi in struttura e quindi corrisponderà direttamente se vuole rimanere in struttura, cosa che il servizio sociale comunale non ha ritenuto necessario, ci sosterrà da solo, quindi rimangono 3 casi, uno di questi rimarrà presso la sede della comunità, l'alloggio protetto della comunità a Casale di Albino. Altri 2 casi invece verranno trasferiti presso la Bonomelli. Bonomelli, che è una struttura che ha recentemente stipulato un accordo con l'ambito territoriale della Valle Seriana e che è quindi riconosciuta a livello di 18 comuni del nostro territorio come una struttura che eroga servizi di qualità e ci è stato rappresentato le caratteristiche, le condizioni di vita, le storie di queste 2 persone che verranno lì trasferite e hanno accettato sia loro come struttura sia i 2 utenti di questo trasferimento. Questo determinerà, uno, il mantenimento comunque di una sicurezza e una salvaguardia di persone fragili, 2, un notevole risparmio economico da parte del comune. Devo dire appunto che è più di un anno e mezzo che stiamo cercando una soluzione alternativa. Le risorse prima erano messe dalla regione, poi quota parte dal comune e dall'ambito territoriale, poi lo stesso ambito territoriale non aveva più risorse economiche per finanziare questo servizio e quindi è ritornato in capo al comune. Capisce che qui le risorse vengono tagliate ovunque, noi come comune facciamo quello che possiamo nel limite delle risorse. Comunque, in risposta un po' alla considerazione di Gualini, che dice che una scelta al ribasso, la smentisco categoricamente. Il servizio sociale comunale, quindi un soggetto preposto a fare le valutazioni di questi casi, ritiene i 2 inserimenti che verranno fatti come trasferimenti e quello poi ovviamente in una struttura psichiatrica più che validi.